pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una storia. Alcuni rappresentanti furono invitati ad un convegno. Tutti avevano promesso alle loro famiglie che sarebbero arrivati in tempo per la cena il venerdì sera. Il convegno terminò un po' più tardi del previsto e arrivarono in ritardo all'aeroporto. Entrarono tutti con i loro biglietti e portafogli, correndo per i corridoi dell'aeroporto. All'improvviso, senza volerlo, uno dei venditori inciampò in un banco che aveva un cesto di mele. Le mele caddero e si sparsero per terra, ma tutti i venditori continuarono a correre, noncuranti, e riuscirono giusto in tempo a passare il check-in. Tutti tranne uno. Quest'ultimo si trattenne, respirò a fondo e non poté continuare oltre. Sperimentò un profondo senso di compassione per la padrona di quel banchetto di mele e ritornò indietro. E fu grande il suo stupore quando si rese conto che la padrona delle mele non era altro che una giovane non vedente. La trovò che piangeva, con grandi lacrime che scorrevano sulle sue guance. Toccava il pavimento, cercando invano di raccogliere le mele, mentre molte persone passavano davanti senza fermarsi. L'uomo, inginocchiatosi accanto a lei, mise le mele nella cesta e l'aiutò a montare di nuovo il suo banchetto. Mentre lo faceva, si rese conto che alcune mele, cadendo, si erano rovinate. Le prese, le mise da parte. Quando terminò, tirò fuori il portafoglio e disse alla bambina: «Prendi per favore questi 100 euro per il danno che ti abbiamo fatto. Tu stai bene?» Lei, sorridendo, annuì con la testa. Lui continuò dicendole: «Spero di non aver rovinato la tua giornata e che Dio ti benedica». Il venditore si allontanò e la bambina ad un certo punto gridò: «Signore!» Lui si fermò e si girò a guardarla e lei continuò: «Ma sei tu Gesù?» Lui si fermò immobile, girandosi un po' di volte incredulo, prima di dirigersi per andare a prendere il volo successivo, con questa domanda che gli bruciava e vibrava nell'anima: «Sei tu Gesù?» Morale della storia: prima di ascoltare tante parole su Dio, le persone hanno bisogno di vedere l'amore di Dio all'opera in chi crede. Si racconta che in un centro di accoglienza per tossicodipendenti un certo Giovanni sia stato recuperato e conquistato alla fede grazie alla carità degli operatori cristiani che c'erano in questo centro. Giovanni cambiò a tal punto da diventare un modello per i ragazzi appena accolti, pieno di gioia, sempre disponibile ad aiutarli e a svolgere i lavori più umili. Durante una riunione con il parroco, uno dei giovani accolti, che non sapeva niente di Gesù, chiese al sacerdote: «Padre, ma questo Gesù del quale ci parla è buono almeno quanto Giovanni?» Speriamo che tanti possano chiederselo anche guardando te all'opera quest'oggi.